Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. È arrivato a casa mia un pacco enorme. Quasi non ci siamo entrambi all'interno della videocamera, ma come potete vedere è veramente gigante e oltretutto anche abbastanza pesante. Quasi piega la mia scrivania. Comunque, questa è la nuova casa del mio computer. Quindi oggi andiamo ad unboxare questo bellissimo case. Oltretutto andiamo a pulire tutto il mio computer, che anche se ha poca vita è veramente sporchissimo e pieno di polvere. Quindi direi di non perderci assolutamente in chiacchiere, passare l'inquadratura sull'unboxing e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Ok ragazzi, dopo aver effettuato l'unboxing sono in una posizione veramente molto discutibile. Adesso andiamo a rimuovere tutti quelli che sono i componenti che stanno all'interno del mio case, vecchio case. Quindi andiamo a rimuovere molto velocemente il pannello frontale. Io vi metterò dei timelapse veloci per farvi vedere tutto lo smontaggio. Ma sono apprezzate questo video perché sono veramente in una posizione scomodissima. Adesso abbiamo qui il nuovo case. Sono andato a pulire anche un po' tutte le mie componenti del vecchio computer. Adesso andiamo a rimuovere il pannello frontale, che è veramente bellissimo, fatto tutto in vetro. Dopo andiamo a rimuovere anche la pellicola e non so minimamente come si muove questo pannello. Ok, forse in questo modo qua, non lo so. Ok, sì, esattamente, wow, che metodo efficace per andare a rimuovere il pannello di vetro. Vi raccomando, state molto, sempre molto attenti quando andate a rimuovere questi componenti, perché se si rompono è una catastrofe. Perfetto ragazzi, questo adesso è il retro del case, lo andiamo a girare velocemente. Mi sono spostato in una posizione decisamente più comoda, perché montare un computer in quella posizione non è una delle migliori cose e una delle cose più intelligenti da fare. Come potete vedere, questo case è veramente bellissimo, arriverà una review qui sul canale di questo bellissimo case, dato che ho visto che su YouTube Italia ce ne sono veramente pochissime. Insomma ragazzi, mi è piaciuto tantissimo sin dall'inizio questo case, molto compatto, molto minimale, ma con questa bellissima striscia rossa che va a riprendere un po' tutto quello che sto cercando di ricreare sul mio canale. Vedo bene che all'interno del case già sono montati tutti gli adattatori per andare a montare la nostra scheda madre, quindi io adesso vado a prendere questo accessorio qui e lo vado a montare all'interno. Perfetto, adesso il grosso è fatto. Montare la scheda madre è veramente un'operazione delicatissima che, se posso darvi un consiglio, non andate mai a stringere troppo le viti, perché potete rischiare di rompere qualche componente veramente importantissimo. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, ho finalmente montato il tutto. Adesso vi faccio vedere anche sulla parte posteriore tutto il cable management. Come potete vedere, ho cercato di sistemare il tutto al meglio. Non so se in realtà si vede benissimo, ma spero assolutamente di sì. Comunque ho cercato di sistemare il tutto al meglio per far vedere il minor numero di cavi possibile. Adesso vado a chiudere il tutto, andiamo a fare la prima accensione, a vedere tutti i bellissimi LED come funzionano all'interno del computer. Siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che questo vi sia piaciuto. Se così è stato, vi raccomando, lasciate un bel like qui sotto. Spero che questo bellissimo computer vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo però domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.